Dopo 10 anni di purgatorio, Lanciano Calcistica riassapora il gusto del calcio che conta. E lo fa in maniera più che soddisfacente, pareggiando sul proprio terreno contro una delle favorite alla vittoria finale. Le formazioni si presentano sul terreno con assenze pesanti da entrambe le parti. Per i frentani rimangono fuori Montani per infortunio e Flocco e Scalingi per limiti anagrafici. Nei molisani non ci sono Minisi e Fazzano. E sono proprio gli ospiti a creare la prima azione pericolosa, con Lorenzini che al terzo crossa per la testa di Chiarella, ex di turno. Quest'ultimo manda la sfera sopra la traversa. Al sesto, un calcio piazzato di Matrigiani trova ben appostato la barba, che non ha difficoltà a neutralizzare il tiro. I padroni di casa si fanno vivi al quindicesimo, grande azione in contropiede con Arcano, il quale in corsa tenta di anticipare il portiere Nunziato in uscita. Quest'ultimo ha comunque il tempo di evitare il peggio. Al diciannovesimo, un bolide di Carosella consente all'estremo difensore avversario di prodigarsi in una tempestiva respinta. Alla mezz'ora, buon lavoro sulla fascia sinistra per Carlucci, il quale, liberatosi in dribbling di un paio di avversari, tenta il tiro dal limite destro dell'area molisana, ma il suo bolide termina alto sulla traversa. Al quarantesimo, gli ospiti tornano prepotentemente in avanti con un insidioso colpo di testa del difensore Adamo, il quale manca per un soffio l'assist decisivo per Chiarella. A inizio ripresa si registra la partenza a raggio degli ospiti, pericolosi al sesto con Palladino, lesto ad anticipare gli avversari e a scagliare verso la porta, e al nono con Chiarella. Entrambe le conclusioni lambiscono i legni della porta rossonera. È il preludio al gol, che arriva pochi minuti dopo grazie a Borrelli, che a pochissimi metri dalla porta avversaria lascia partire un tiro che non lascia scampo all'incolpevole La Barba. Al diciassettesimo, Salvatore ha tra i piedi il pallone del possibile pareggio, ma il suo tiro termina oltre la traversa. Al ventesimo, pericolosa incursione dei molisani con tiro finale del bravo Palladino, che termina tra le braccia di La Barba. Al trentatreesimo, Annunziato, con un bolide dal limite in posizione centrale, agguanta il pari e lo stadio Cinque Pini esplode. Al 36esimo Esposito si mangia letteralmente un gol praticamente fatto e a 4 passi dalla porta, tradito forse dall'emozione, incespica sulla sfera, permettendo così a Biagio di interrompere la trama offensiva avversaria. Lo stesso Esposito è bravo questa volta a liberarsi degli avversari, ma il suo tiro termina comunque a lato. Sul finire dell'incontro, Annunziato prova a assaggiare nuovamente le sue doti di tiratore, ma la conclusione dell'attaccante termina fuori. È l'ultimo sussulto di un incontro piacevole, soprattutto nella ripresa, con le due squadre chiaramente a corto di preparazione, ma con i frentani che hanno sicuramente notevoli margini di miglioramento. Appuntamento fra 7 giorni sul difficile terreno della Nagni Fontana. Questo esordio del Lanciano 90 nel campionato nazionale dilettanti può essere definito sicuramente rassicurante e può essere di buon auspicio, visto l'avversario di fronte, il Campobasso, che è una delle favorite del torneo. È d'accordo? Sì, secondo me abbiamo disputato una buona partita, anche non avendo l'amalgama, perché alcuni giocatori tipo Giannavei e Nunziato sono arrivati in settimana, per cui c'era poco feeling anche fra giocatori, però tutto sommato mi ritengo soddisfatto. Certo, nel primo tempo abbiamo avuto anche buone occasioni per andare in vantaggio, poi invece ci siamo complicato la vita su una palla sporca loro, 2 dei nostri a saltare, ci siamo fatti infilare invece da un avversario e lì poi è diventato dura, eh. Però sono stati bravi ragazzi a rimontare, a cercare il gol con tutte le forze, anzi il secondo tempo sul ragazzino Esposito avesse avuto un po' più di freddezza, molto probabilmente a quest'ora staremmo a festeggiare la vittoria, però accontentiamoci per il momento così, anche perché abbiamo ancora una preparazione in ritardo, i giocatori che sono venuti in ritardo, quindi per il momento accontentiamoci. Qualcuno tipo Carosella non era al meglio della condizione e chiaramente dopo il primo tempo ha sofferto un po', ha fatto un buon primo tempo, per il secondo tempo è calato, ma era prevedibile.
Cos'è che prevedibilmente potrà essere migliorato con il proseguo delle partite? Ma sai, innanzitutto la tenuta e la velocità. Oggi quando abbiamo giocato in velocità abbiamo messo in difficoltà il campo basso. Chiaramente non potevamo pretendere che lo avessero fatto oggi per tutta la partita, anche perché ci siamo trovati un po' penalizzati, ci alleniamo su un campo duro, oggi invece abbiamo trovato il campo, un buon campo, però con l'erba leggermente alta. Giustamente mi diceva il custode, non ha potuto tagliare di più perché sti giorni è piovuto parecchio, per cui la lama non andava oltre, quindi penso che sono problemi che piano piano sicureremo. Un pronostico per la prossima giornata, andrete almeno per pareggiare in trasferta? Ma sai, adesso con la faccenda dei tre punti bisogna andare per vincere possibilmente, è chiaro, poi alla fine bisogna accontentarsi delle volte anche del pari, però secondo me dentro o in casa o fuori bisogna giocare per i tre punti, perché è chiaro, senza andare all'arrembaggio, senza fare spavaldi perché poi si paga, però bisogna giocare per i tre punti, quindi io non voglio fare il presuntuoso, però come mentalità deve essere quella, poi chiaramente se viene il pari ben venga anche il pari, insomma. Mister Pino Fioriello è l'allenatore del Campobasso, una squadra che parte con i favori del pronostico insieme ad alcune altre. Comunque il Lanciano 90 visto all'opera oggi va messo alle corde, soprattutto nel primo tempo, mentre nel primo siete stati decisamente migliori voi. È d'accordo su questa disamina? Insomma, alle corde. È stata una partita più o meno equilibrata. Noi anche il primo tempo abbiamo avuto delle possibilità di segnare. Comunque mi sembra sostanzialmente è stata una partita molto equilibrata, sia per i valori espressi in campo, anche sì per le situazioni che sono create. Lei è d'accordo sulle previsioni della critica specializzata che danno appunto il Campobasso come reginetta di questo campionato? Beh, il Campobasso, non ci nascondiamo, è una squadra che punta a vincere il campionato, logicamente non è il Campobasso visto oggi, perché specialmente agli ultimi 15 minuti ho dovuto mettere giocatori che non sono al proprio ruolo, perché purtroppo quando si fa male un centrocampista ho dovuto mettere un difensore, e quindi di conseguenza non è la mia idea di portare avanti il calcio così. Purtroppo quando sei obbligato nelle scelte si vanno a creare delle situazioni così. Marco Ciannavei, potremmo definirlo un cavallo di ritorno qui a Lanciano, infatti ha giocato nella mitica formazione rossonera in Serie C, come ti sei ritrovato in questo ambiente? Sicuramente un po' di emozione all'inizio c'è stata, nel senso che tornare qui dopo 8 anni è stata una sensazione un po' particolare. La cosa mi fa molto felice. La collocazione tattica in cui ti abbiamo visto all'opera con il Campobasso sarà quella definitiva, pure con la partenza per militare di Carlucci ci saranno delle variazioni tattiche in difesa? Ma queste ritengo che siano cose del mister, non lo so, oggi ha deciso di farmi giocare da centrale e ho dato quello che potevo dare, poi sarà il mister che deciderà il mio ruolo. Vogliamo fare un commento anche sulla prima di campionato col Campobasso? Sicuramente se c'è una squadra che deve recriminare su qualcosa, quella siamo noi. Abbiamo giocato discretamente, a parte i primi 10 minuti che forse sarà stato l'impatto col nuovo campionato, siamo partiti un po' titubanti, un po' paurosi e quindi abbiamo giocato male. Dopo abbiamo preso in mano sicuramente le redini del gioco e meritavamo qualcosina in più, abbiamo avuto 3-4 palle gol nitide e fortunatamente non ci è scappata la beffa, perché a quel punto un po' di paura ci è venuta. Pronostico per domenica prossima? Ma non è facile fare pronostici, anche perché le squadre che andiamo a incontrare non è che si conoscono molto. Io ritengo che il campionato è abbastanza livellato, se questa è il Campobasso, è una squadra che, come si dice, deve vincere il campionato a spasso, beh, da una parte a noi fa piacere, perché significa che non siamo lontani da loro. E quindi, ripeto, non si possono fare pronostici perché non si conoscono bene le squadre.